Amici Trebi Meteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo approfondimento sul fenomeno della marea astronomica, un fenomeno che noi tutti conosciamo, legato esclusivamente all'attrazione gravitazionale esercitata dalla Luna e dal Sole nei confronti delle masse d'acqua presenti sul nostro pianeta. Ebbene, esistono due tipologie fondamentali di marea astronomica. La prima è quella di Syzygie, che si ha quando la Luna si trova nella fase di plenilunio o di novilunio, e queste sono le maree massime, in quanto il contributo solare si va a sommare al contributo lunare, cosa che non accade invece nella seconda fase, in quella di quadrature, in cui la Luna si trova nella fase di primo quarto, ultimo quarto, e quindi i due contributi non si vanno a sommare tra di loro. Ebbene, il fenomeno della marea astronomica di per sé non crea problemi alle attività umane, all'uomo, in quanto l'uomo è in grado, appunto tramite l'analisi armonica, di poter prevedere anche con anni di anticipo il fenomeno della marea astronomica. Tuttavia il discorso cambia se al contributo della marea astronomica andiamo a sommare poi il contributo di possibili perturbazioni atmosferiche anche di forte intensità. La somma di questi due contributi possono dare il risultato che vediamo alle mie spalle, quindi non solo il fenomeno dell'acqua alta Venezia, ma anche inondazioni che interessano gran parte delle città che nascono sulla linea di costa. Bene, per questo approfondimento è tutto. Ulteriori dettagli in merito e nuovi approfondimenti vi aspettano come sempre sul sito trebimeteo.com.